Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo Vesse. Come anticipato la scorsa settimana, il video di oggi è la seconda parte della miniserie in cui parliamo di come avere tempo per tutto quello che vogliamo fare senza essere stressati. La scorsa settimana vi ho parlato della mia esperienza di crescita personale in relazione alla produttività, alla gestione del tempo e allo stress. Quindi se non avete ancora visto quel video, vi consiglio di andarvelo a guardare perché è un po' la base di quello che vi dirò oggi. Oggi infatti condividerò con voi i miei 4 migliori consigli, le mie 4 tecniche per fare di più, raggiungere i propri obiettivi ma senza sentirsi stressati, quindi gestire meglio il proprio tempo. In particolare voglio parlare di come vincere quella sensazione che a volte ci assale di avere tante cose da fare, cose che vogliamo o dobbiamo fare, e di non avere abbastanza tempo, quindi di come vincere quell'angoscia. Prima di iniziare, come di consueto, condivido con voi qualche raccomandazione di libri da leggere in relazione all'argomento che tratteremo oggi. Il primo libro è Off the Clock di Laura Vanderkam, vi lascio sempre il link in descrizione. Purtroppo non credo esista in italiano, ma soltanto in inglese, però non è una lettura troppo difficile, nel senso che magari vi sono alcuni termini che non conoscete, però si riesce comunque a leggere in maniera scorrevole anche in inglese. In questo libro ho trovato alcune tecniche che mi sono sembrate utili per raggiungere una migliore gestione del tempo e anche molti esempi pratici e spunti molto interessanti. A mio parere è un libro più rivolto a chi lavora e chi gestisce una famiglia, quindi diciamo una gestione del tempo un pochino più adulta, ma comunque offre spunti interessanti che possono essere applicati da chiunque, semplicemente gli esempi sono molto incentrati sulla vita adulta. Se invece volete leggere qualcosa di un po' più filosofico sul senso del tempo, vi consiglio vivamente Le meditazioni di Marco Aurelio, che anche se sono state scritte circa 2000 anni fa, offrono spunti molto rilevanti anche per la gestione del tempo e la concezione del tempo nel mondo moderno. Ma ora veniamo al sodo del discorso e passiamo ai miei 4 consigli per una migliore gestione del tempo. Il mio primo consiglio fondamentale è quello di conoscere il proprio tempo. Non è infatti possibile gestire qualcosa se non la si conosce a fondo. E tutti abbiamo lo stesso numero di ore nella nostra giornata, ma per gestire in maniera ottimale occorre sapere, scoprire dove vanno a finire queste ore. Questo è un esperimento molto interessante che ci permette di capire dove va a finire il nostro tempo, dove eventualmente ne sprechiamo e come possiamo gestirlo meglio. Il suggerimento che ci dà Laura Vanderkam nel suo libro Off the Clock è quello di fare tracking, cioè di registrare per un certo periodo di tempo le proprie attività e indicare quindi in quali intervalli di tempo esse vengono svolte. Laura Vanderkam inserisce anche una sorta di schema alla fine del libro per fare questa registrazione. Semplicemente ci sono i giorni della settimana e poi ci sono tutti gli orari della giornata con intervalli di mezz'ora e accanto nella casella corrispondente a ciascun giorno e a ciascun orario lei consiglia di andare a scrivere l'attività a cui ci si è dedicati, quindi è una sorta di log di quello che si fa, non è un piano ma in questo schema si va quindi a scrivere, si va quindi a registrare effettivamente come si è passato il tempo. È essenziale essere veramente onesti con se stessi e scrivere davvero come si è trascorso un determinato intervallo di tempo, senza inventare, perché altrimenti l'esercizio non funziona. Se ad esempio siamo stati seduti alla scrivania dalle 3 alle 5 con l'intenzione di studiare, ma in realtà abbiamo trascorso la maggior parte del tempo a guardare Facebook, dovremmo scrivere sul nostro log che effettivamente magari abbiamo passato mezz'ora, un'ora o un'ora e mezza su Instagram e non possiamo scrivere che abbiamo passato 2 ore a studiare. Fare questo per un'intera settimana o anche di più volendo ci dà una buona idea di dove va a finire il nostro tempo. Magari alla fine della settimana scopriamo che mentre avevamo sempre pensato di passare soltanto 30 minuti al giorno su Facebook, magari scopriamo che passiamo 2 ore al giorno e 2 ore moltiplicate per tutta la settimana sono veramente tante ore. Quindi conoscere il proprio tempo, sapere dove va a finire, è secondo me il primo passaggio per gestirlo meglio. Il secondo consiglio, meglio il secondo passaggio in questo caso, è strettamente legato al primo e consiste nell'osservare alla fine della settimana come si è trascorso il tempo e cambiare quello che si desidera cambiare, quindi dedicare più tempo a determinate attività e dedicare meno tempo ad altre attività. E per fare ciò è necessario pianificare il futuro alla luce appunto della propria esperienza passata.
Per farvi un esempio pratico, se magari ci rendiamo conto che passiamo 2 ore al giorno su Facebook e non pensiamo che questo sia un buon uso del nostro tempo, ma dall'altro lato ci lamentiamo sempre del fatto che non abbiamo tempo per leggere o per fare sport, magari potrebbe essere un buon progresso quello di ridurre il tempo utilizzato su Facebook e dedicarlo alla lettura oppure allo sport. O magari ci rendiamo conto guardando il nostro log che le nostre attività serali non ci soddisfano perché ci sentiamo stanchi e demotivati. Magari potrebbe essere una buona idea andare a dormire prima ed anticipare la sveglia al mattino quando siamo più carichi, abbiamo più energie e possiamo dedicarci ad attività che effettivamente ci fanno bene. Il fatto di aver registrato fedelmente tutte le nostre attività nel log, come abbiamo detto nel consiglio numero 1, ci permette di essere onesti con noi stessi ed è il primo passo per cambiare. Certo è che la volontà di cambiare non basta, bisogna impegnarsi a pianificare una routine quotidiana che includa tutte le attività alle quali ci vogliamo dedicare e poi metterla effettivamente in pratica. E per questo vi consiglio magari di andare a guardare il video che ho fatto qualche settimana fa su come creare buone abitudini, potrebbe essere utile. Voglio aggiungere una considerazione che magari sarà un po' impopolare. Ci sono molte attività come leggere e fare sport che richiedono moltissimo tempo soltanto nella nostra giustificazione del perché non le facciamo e non nella realtà. Ad esempio, leggere, fare esercizio fisico o meditare sono attività che si possono fare anche in 15 minuti al giorno, ma che comunque, nonostante tale tempo ridotto, possono avere un impatto molto positivo sulla nostra vita e di fatto sono soltanto 15 minuti in meno dedicati ad esempio a Facebook. Teniamo presente quindi che a volte si tratta semplicemente di pianificare una determinata attività in un certo lasso di tempo, in modo da non cadere nella tentazione di sostanzialmente di procrastinare. Questa sorta di revisione del modo in cui utilizziamo il nostro tempo e l'aggiustamento delle nostre abitudini è qualcosa che possiamo fare periodicamente ogni volta che non ci sentiamo soddisfatti nella nostra organizzazione. La terza considerazione, consiglio che vi voglio proporre riguarda il rapporto tra tempo e ricordi felici. In realtà, quando diciamo che vorremmo avere più tempo, molto spesso intendiamo che vorremmo avere più ricordi felici. Vorremmo fare più cose che si trasformeranno in ricordi felici. Di solito, infatti, il modo in cui misuriamo il nostro tempo guardando al passato è legato ai ricordi che abbiamo. Di nuovo, avere più tempo grazie ad una buona organizzazione, una buona gestione, significa trascorrere il tempo che abbiamo a disposizione facendo cose che ci rendono felici, esperienze che arricchiscono la nostra vita. Ad esempio, parlando della mia esperienza personale, quando viaggio, quando passo tempo con la mia famiglia, con i miei amici o esco a cena con il mio fidanzato, mi sembra di avere moltissimo tempo perché queste attività riescono a costellare la mia vita di ricordi felici. In questo senso, sicuramente vale la pena di gestire bene il proprio tempo, di ottimizzare le proprie attività in modo da poter ricavare del tempo per le cose che ci rendono felici e costellare la nostra vita di ottimi ricordi. Per esempio, per me vale la pena alzarmi presto e trascorrere la mattinata lavorando intensamente per finire tutto il lavoro che ho da fare, in modo da avere ad esempio il tempo al pomeriggio per uscire con un'amica. Oppure per me vale la pena imparare ad essere più veloce, efficiente nello studio e nel lavoro, in modo da ridurre il tempo dedicato a queste attività e poterne svolgere altre alle quali desidero dedicarmi. Proprio perché, come ho detto prima, in realtà quando diciamo di voler avere più tempo, desideriamo avere più momenti felici. Una cosa importante in questo senso consiste nell'avere una vita equilibrata ed alternare in maniera intelligente periodi in cui si lavora sodo, i cosiddetti periodi di sprint, di studio e di lavoro, a momenti in cui ci si rilassa, si passa del tempo ad attività che sono oggettivamente felici. In questo modo si può avere una vita equilibrata, si evita di essere stressati e di fatto si espande il tempo che si ha a disposizione. Per raggiungere l'obiettivo di una vita equilibrata dobbiamo quindi stabilire quali sono le nostre priorità e pianificare la nostra vita in base ad esse, alternando momenti di lavoro più duro e momenti di relax e di esperienze oggettivamente felici. Il
quarto consiglio o passaggio muove un passo ulteriore rispetto al terzo e consiste nel vivere nel presente. Questo è secondo me il passaggio più importante, il fulcro di tutta la gestione del tempo e anche della felicità, della rimozione dello stress, perché riguarda la nostra vita quotidiana, riguarda ogni momento della nostra esistenza. Ho appena detto che per me vale la pena alzarmi presto al mattino, lavorare sodo per avere il pomeriggio e la sera liberi, oppure lavorare sodo in settimana per avere un weekend completamente libero. Ed è normalmente così che pianifico le mie giornate e le mie settimane, cercando di concentrare il lavoro in determinati orari per poi avere blocchi di tempo libero che posso dedicare ad attività che mi rendono felice. Ma il passaggio successivo per raggiungere veramente una gestione ottimale del tempo e la felicità consiste nello star bene anche quando si studia e si lavora sodo, in modo da evitare di ipotecare il presente in vista di un futuro che è incerto. Non intendo dire che dobbiamo sempre essere felici e di ottimo umore, anche se sarebbe bello. Intendo che dobbiamo cercare di rimuovere dal presente lo stress e l'ansia relativi al futuro o al passato e concentrarci sull'istante che stiamo vivendo. In questo modo possiamo davvero vivere appieno l'unico istante della nostra vita che conta, che è l'istante presente. Dobbiamo smettere di spostare verso il futuro una vita felice ed accontentarci di un presente di ansia e stress. La vita è adesso. Se non riusciamo ad apprezzare il momento presente, ci sono purtroppo buone possibilità che non riusciremo ad apprezzare nemmeno il futuro, quando il futuro sarà diventato presente, perché a quel punto avremo spostato ulteriormente avanti, proiettato ulteriormente verso il futuro il momento in cui effettivamente saremo felici. E di fatto, continuando a spostare avanti la nostra felicità, non vivremo mai la vita appieno e non saremo mai veramente felici e consapevoli. Sappiamo tutti benissimo come il presente sia fatto di lavoro, di studio, di impegni spesso pesanti e per la maggior parte del tempo non sia fatto di svago. Ma riuscire a gioire nel momento presente del nostro studio, del nostro lavoro, della soluzione dei nostri problemi, del nostro ragionamento, dello sforzo che mettiamo per arrivare alla soluzione, quindi entrare in questo stato di flow di cui vi ho già parlato, eliminando l'ansia per il futuro e lo stress, è l'unico modo, secondo me, per essere veramente felici. E la felicità si può soltanto avere nel momento presente, è una cosa che si sente nel momento in cui la si prova. E tornando a quello che ho detto prima riguardo al rapporto tra il desiderio di avere più tempo e i ricordi felici, se riusciamo a rendere ogni istante della nostra vita, che sia di studio, di lavoro o di svago, un momento felice, un momento che ci dà gioia, un momento in cui siamo consapevoli, la nostra vita sarà costellata di momenti felici e avremo utilizzato il superpotere di espandere il nostro tempo. Nelle varie fasi del mio percorso di crescita personale di cui vi ho parlato nell'ultimo video, fino ad arrivare alla persona che sono oggi, mi sono resa conto che, almeno per me, ma credo anche per molte altre persone, la felicità non consiste in qualcosa in più che dobbiamo aggiungere alla nostra vita, ma si tratta in realtà di rimuovere qualcosa, di rimuovere lo stress e l'ansia, di lasciare la parte sottostante, cioè la mera consapevolezza del momento presente. Quindi la felicità è qualcosa che è alla nostra portata, è già lì, è già dentro di noi. Dobbiamo semplicemente cercare di rimuovere lo stress e l'ansia che la offuscano. Quindi, cercando di recuperare il fulcro del nostro discorso, possiamo dire che la gestione ottimale del tempo è essenziale per vivere bene, o meglio, per vivere appieno. Imparare a fare ciò richiede a sua volta tempo, come ogni percorso di crescita personale. Tuttavia, a mio parere, è tempo ben investito quello che dedichiamo alla crescita personale, perché in questo caso è tempo che investiamo per ottenere più tempo. Come ho detto prima, credo che il primo passo di questo percorso sia quello di fare un tracciato del proprio tempo, per capire come viene utilizzato, dove magari sprechiamo il nostro tempo e dove possiamo migliorare. I risultati di questo tracciato del tempo servono per pianificare la vita futura, cercando di implementare abitudini migliori, di dare spazio alle proprie priorità e di mantenere uno stile di vita equilibrato tra lavoro sodo e momenti di svago, in modo da poter avere tempo per raccogliere ricordi felici. Ma quello che io reputo essere il cuore del discorso sta nel
nella consapevolezza del momento presente. Il momento presente è l'unico ad essere veramente nostro, è l'unico su cui abbiamo potere. Abbiamo il potere di viverlo appieno e di essere felici. Dobbiamo accettare che il momento presente è l'unico momento che abbiamo il potere di controllare nella nostra vita. Ed è per questo che è l'unico momento che vale la pena di tentare di controllare. Se riusciamo a rinunciare al desiderio di controllare il futuro, vivremo in modo molto più sereno e saremo liberi dall'ansia di non fare abbastanza. Focalizzarsi sul presente significa gioire di quello che si fa in questo momento, che sia lavoro, studio o svago. Come abbiamo detto in passato riguardo alla teoria del flow, la serenità e la pace mentale sono qualcosa che abbiamo già di default nel momento in cui entriamo in questo flusso mentale e siamo concentrati. Ma se questa felicità di default viene inquinata, coperta dallo stress e dalle ansie, non riusciremo più a gioire del momento presente. Rimuovendo quindi questo strato di stress e di ansie, riusciremo a ritrovare quella che è l'essenza della nostra felicità. Secondo la mia opinione personale e la mia esperienza, il discorso sulla gestione del tempo è molto legato al discorso sul flow. Ho già fatto un video in cui parlavo del flow, della teoria del flow, in particolare legato al fatto che io studio per molte ore senza pause. Ma molti di voi mi hanno chiesto di fare un video più specifico su come raggiungere il flow, e se questo vi può interessare, vi può essere d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti in modo che io possa organizzarmi per fare quel video. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato degli spunti utili per migliorare la vostra gestione del tempo e per sentirvi meglio. Seguitemi su Instagram e guardate i miei vlog della domenica se volete vedere come gestisco il mio tempo tra diverse attività. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate con richieste di altri video. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.